Giornata favorevole Real Vittoria nonostante abbia riposato 3-0 a tavolino per l'esclusione dal campionato dell'Adrano e aggancia le obie a quota 28, che significa anche il quinto posto e griglia playoff raggiunta. Tutto questo mentre in alto corrono spediti. Il Ragusa ha superato infatti di misura 1-0 il Megara fuori casa nell'anticipo di sabato, il Paternò ha inflitto un pesante 4-0 al Santa Croce e l'Atletico Catania, più staccato, è passato sul campo del Marina. Unico pareggio, 1-1 quello tra Città di Catania e Trecastagni, per il resto tutto come nelle previsioni. Per una classifica che sembra ormai delineata, il Ragusa che non molle il primato, così come non molle il Paternò, mentre in code il Mascalucia sembra ormai spacciato. Domenica prossima entrambe dovrebbero centrare la vittoria. Gli azzurri ricevono infatti proprio il Mascalucia, virtualmente già retrocesso, mentre gli Etnei ospitano il Marina, che fuori casa ha sempre faticato. Dovrebbero quindi proseguire ancora sull'esile filo di un punto, un filo che potrebbe spezzarsi al momento dello scontro diretto, decisivo per capire il destino delle due squadre. Il Vittoria affronterà invece in casa le Aquile Calatine, che erano battute le Obea. Avversari in crescita, quella calatina, spigolosa quanto basta per creare problema ad una squadra, quella biancorossa, che non vorrebbe però più fermarsi.